Signore e signori, buonasera, ben ritrovati dal vostro Marco24 F1. Siamo qui pronti per assistere a quelle che sono le qualifiche e poi la gara del quinto appuntamento del campionato TST F1 Racing categoria Simulation, la categoria regina del gruppo TST. Siamo qui con 15 piloti questa sera per questo appuntamento londinese, non direi, direi inglese, nel cuore nella culla della Formula 1, dove è nata la categoria regina del motorsport. Siamo con Monkey Red, Edo Cossa, Frank Stop the Car, Lena Filato, Pietro Matto, Alemain Merlo, Marco Gaglio, TST Blan, R101 Legend, Gianluca Donsi, F1 Donuts, Ren RC7, Best Dar Driver e Fra C93. Eccoli qua i piloti che quest'oggi si daranno battaglia per le 19 curve di questo fantastico tracciato storico, leggendario, una pista chiave del mondo della Formula 1. Caratteristica poi di questo posto dove siede la pista di Silverstone, l'Inghilterra, che ovviamente il meteo inglese è sempre molto, molto particolare, e questa sera ci regala una qualifica sul bagnato, e chissà poi dopo magari per la gara cosa ci riserverà il futuro. Dicevo, pista di Silverstone, pista tecnica, pista veloce, ci sono buone opportunità di sorpasso, non tantissime, però ci sono chiare opportunità di sorpasso, come per esempio la chicane finale, quella dove c'è la zona del club, dove sta passando adesso l'Alpine di Frank Stop the Car, e direi a questo punto di andare su di lui, on board su di lui, per vedere un attimino un giro di questa pista di Silverstone con curva 1 affrontata adesso la Abbey, per poi andare in curva 2 la farm e poi zona curva 3, 4 e 5 che è l'arena che immette sul rettilineo che porta poi alla staccata della Brooklands, famosa curva dove c'è stato il duello tra Hamilton e Verstappen anche qualche anno prima nel 2018 il grandissimo sorpasso di Botta di Leclerc su di Leclerc di Vettel su Bottas. Poi curva 7, il tornante dell'Affield, per poi andare il piede fino all'asfalto, magari in condizioni bagnato bisogna guidare un po' più sulle uova, quindi bisogno di un piede più dedicato verso curva 8, la Woodcote, e poi la famosissima curva Cops, dove Leclerc ha fatto il sorpassone all'esterno di Lewis Hamilton nel 2022, dove nel 2021 Verstappen e Hamilton si sono presi, con Verstappen che poi è stato vittima di un incidente da 51 G l'impatto di forza. Poi abbiamo visto Maggots e Beckett, curve 10, 11, 12 e 13, per poi fare la curva Chapel e il rettilineo Langar Straight che porta alla Stowe, questa curva velocissima a destra che è teatro poi di fianco a fianco nel passato, come abbiamo visto Vettel con Verstappen nel 2019 ad esempio. Poi arriviamo alla Vail, curva 16, e poi curva 17-18 per concludere il giro. 1:35.487, questo è il primo crono di giornata. Abbiamo il primo tempo fatto da Frank Stop the Car. Direi di riattivare, ecco, magari qua le... Ok, eccoci qua. Vediamo un attimino poi chi arriva sul traguardo. Adesso abbiamo visto la Williams di Fra C93 che va a segnare il miglior tempo adesso, lui con 1:35.442, quindi 40 millesimi sono di vantaggio rispetto al miglior tempo di sessione fatto finora. Abbiamo Monkey Red che parte ora con il suo giro. Poi Edo Cossa è curva 7 nell'Affield, Lena Filato ai box, Pietro Matto è nella serie di Maggots e Beckett. Renno RC7 subito va a segnare 1:33.797, giro veloce per lui, miglior tempo di sessione. Attenzione, intanto bandiera gialla nel secondo settore, siamo in quella che è Brooklands, vediamo una...
la Williams, quella di Fracci 93, che va a mettersi fuori traiettoria per lasciar passare gli altri piloti. Gran gesto del pilota della Williams. TST Plan intanto va a segnare il secondo, che adesso diventa terzo tempo, con Antoine Legend che va a segnare 1:33.550, miglior tempo di sessione per lui. Blan con un 33.9, Renno con un 33.7, Antoine Legend con un 33.5. Ci manca qualcun altro che va a segnare un 33.3, così almeno andiamo avanti di due decimi in due decimi di miglioramento. Sarà intrigante questa sessione di qualifiche, perché allora continua a piovere, veniamo da questa visuale, vediamo che si sta sollevando un discreto quantitativo di acqua, non esagerato, quindi le intermedie vanno più che bene, le wet sono fuori discussione, però bisogna stare attenti con il proseguo del tempo, perché il cronometro intanto passa, la pioggia continua a scendere, quindi continuerà ad aumentare sulla pista la quantità d'acqua, quindi i piloti non hanno tutto questo gran tempo per segnare un tempo sul giro fatto bene, veloce, e che permette appunto di stare nelle posizioni davanti della classifica della griglia, chiedo scusa. Intanto a 10 minuti circa dalla fine della sessione abbiamo 1-2 Mercedes pauroso, con Antoine Legend davanti al compagno di squadra Renault RC7, poi TST Blan in terza posizione, Pietro Motto in quarta, Alemany ora inquadrato in quinta posizione, poi via via tutti gli altri, con Frank Stop the Car, Fracci 93, F1 Donuts, Best Dark Driver in nona posizione, e a chiudere la top 10 Monkey Red 16. Poi abbiamo Marco Gaglio con un 44.3, che probabilmente è stato un outlap per preparare gli pneumatici con un giro in più. Edo Koss non ha ancora segnato il suo intertempo, arriva adesso nell'hangar straight per affrontare quella che è curva 15, la Stowe. Abbiamo abbastanza cucito sul cordo nella prima parte, poi dopo ho avuto un po' di sottosterzo ed è andato largo, però il tempo sembra comunque averglielo convalidato, almeno fino a questo momento. Arriva adesso nel club, un po' di aggressività sul cordolo di curva 17, un pochettino in correzione, arriva sul traguardo 1:36.060, gli vale l'ottavo posto. Lena Affilato e Gianluca Donsi sono gli unici due che non hanno ancora segnato un tempo sul giro, quindi direi di restare un attimino su di loro, quando mancano meno poco più di 10 minuti, quindi quasi 10 minuti alla fine di queste qualifiche. C'è Lena Affilato che è nel giro, no, tempo sul giro annullato, quindi andrei un attimino su Gianluca Donsi, che arriva adesso nelle ultime curve, vediamo se insegna il suo tempo, 1:36.172, undicesima posizione per il pilota dell'Alfa Romeo, quindi l'unico che manca adesso all'appello è Lena Affilato, che dovrà prepararsi per un altro giro. Andiamo a vedere un attimino Antoine Legend, anche lui sul suo crono, vediamo un attimino se il suo tempo sul giro si migliora o meno. Il riscontro cronometrico nel secondo settore dice, arriva adesso in Maggots e Beckets e Chapelle in 35 millesimi di ritardo, questo è il risultato del suo passaggio nelle curve 10, 11, 12, 13 e 14. Arriva la Stowe, naso sull'asfalto con la Mercedes, staccata profonda di curva 16 del club, curva 17 e 18, intanto Pietro Matto si migliora, sale in terza posizione con un 33.879, 1:33.611, non si migliora di 11 millesimi, peccato, il tentativo di Antoine Legend non va a buon fine. Vediamo un attimino invece Renno, il riscontro cronometrico nel primo settore cosa dice, è adesso nel Wellington Straight che collega curva 5 e curva 6, 8 secondi e 2 di ritardo, direi che si sta preparando per un altro giro. Intanto si migliora di 67 millesimi ancora Pietro Matto, che adesso è tra curva 5 e curva 6, arriva adesso a Brooklands, affronta il tornante dell'Affield con molto molto leggero il piede sull'acceleratore, come ad accarezzare l'erogazione del gas. Arriva Cops a tuono, sesta marcia. Stiamo col pilota della Ferrari per vedere quello che è il riscontro cronometrico nel secondo settore. C'è anche da vedere gli altri se si migliorano. Per ora Antoine Legend tiene salda la leadership della qualifica con due decimi di vantaggio sul compagno di squadra. Non si migliora Pietro Matto, si peggiora anzi di 4 secondi e 1. Direi di andare a vedere per esempio TST Blan, che arriva sul traguardo adesso.
il due volte campione si migliora di ben due decimi e sale in seconda posizione con 1:33.688. Quindi Antoine Legend deve migliorarsi per scacciare ogni tipo di insidia da parte degli avversari, perché a quanto pare comunque riescono a essere lì vicino 1, 2, massimo 3 decimi, dato che i primi 4 sono racchiusi più o meno in quell'arco di distacco lì. Vediamo un attimino, Antoine Legend è andato ai box, TST Blan ha fatto il giro, vediamo un attimino Renno che è ripartito con il suo giro, qualche controllo, abbiamo visto movimenti un po' nervosi dell'anteriore della Mercedes di Renno, vediamo un attimino il riscontro cronometrico nel primo settore, infatti il nervosismo della sua vettura gli ha fatto pagare ben 4 decimi di ritardo nel primo settore. Alemany nel suo giro d'uscita, Monkey Red è nel giro probabilmente di rientro dato il ritardo di 12 secondi, Frank Stop the Car ai box, Fra è nel giro d'uscita, Gianluca Donsi sta rientrando ai box, Best Dark Driver vedo che si migliora di 4 decimi, attenzione, si migliora di 4 decimi, quindi può andare a segnare un 35,2 che gli varrebbe l'ottava posizione. Stiamo a vedere un attimino con, rimaniamo qui con il pilota della Red Bull numero 87 che milita per il momento in decima posizione. Occhio qua ad impeding con la Ferrari di probabilmente Pietro, no, l'unica Ferrari che c'è in pista, quindi Pietro Matto deve stare attento con gli impeding. Arriva in Maggots e Beckets da affrontare bene a tuono con la macchina che non si deve scomporre, sembra che non si stia scomponendo neanche andando sui cordoni in modo così aggressivo. Vediamo il riscontro cronometrico cosa dice, 3 secondi e 4 di ritardo, direi che è il tentativo è a dir poco abortito. Vediamo un po' se il Merlo, il buon Merlo che adesso è in 14esima posizione, vediamo se partirà adesso con il suo giro. Intanto vedo che i primi tre sono ai box, Lena Filato intanto taglia il traguardo in 12esima posizione con 1:35.793. Direi di tornare un attimino sul buon Merlo che parte ora, dai andiamo un attimino on board con il pilota del McLaren che affronta adesso curva 1, ma va largo in uscita troppo sottosterzo, va pure addirittura al bloccaggio, niente, ho portato sfortuna al pilota della McLaren. Allora Pietro Matto è i box, Alemany nel suo giro si è migliorato di 119 millesimi, allora direi di andare on board con il pilota dell'Aston Martin che affronta adesso la Cops curva 9 per poi affrontare adesso i Maggots dentro, destra, sinistra e poi di nuovo destra e poi di nuovo sinistra. L'ho detto forse con un po' troppo anticipo, ma va bene così. Vediamo un po' il riscontro che metto in secondo settore. 7 decimi fucsia nel settore centrale per l'Aston Martin di Alemany, che sfrutta tutta la potenza del motore Mercedes, tutto l'assetto aerodinamico che ha configurato apposta per queste, probabilmente per queste condizioni. Arriva curva 16 in curva 17 per affrontare l'ultima e 18esima curva. Nel club arriva 1:33.422 e pole position provvisoria per Alemany, grandissimo giro per il pilota dell'Aston Martin che si piazza davanti a tutti e adesso deve attendere oppure provare il tutto per tutto per migliorarsi ulteriormente. Un decimo rifilato nei confronti di Antoine Legend che adesso è ai box, TST Blan intanto è uscito anche lui dalla pit lane e si preparerà per un altro giro. Vediamo tutti più o meno con gomma nuova ad eccezione per Monkey Red che però è comunque ancora ai box, staremo a vedere quello che sarà l'evolversi della sua situazione. Frank Stop the Car è arrivato, sta facendo adesso la farm in quella che è curva 2, si è fiondato in curva 3 per la zona dell'arena. Vediamo un attimino come esce in trazione, sembra non scodare, buona l'Alpine in fase di trazione, e adesso giù nel Wellington Straight, verso la staccata delle Brooklands con 1 secondo e 1 di ritardo, quindi direi che possiamo passare oltre 7 decimi di vantaggio rispetto al suo best. Fra C93 può provare ad attaccare la settima posizione di Frank Stop the Car, staremo a vedere. Arriva sull'ultima chicane, ultima curva, dosa bene l'acceleratore in uscita, bandiera gialla nel primo settore, va a segnare il sesto tempo con 1:34.307, si piazza in sesta posizione alle spalle di Pietro Matto che è nel suo giro d'uscita. Attenzione, vediamo un attimino, Alemany è 1 secondo e 3 di ritardo rispetto al suo tempo, direi che
sì, 5 secondi e 6 di ritardo. Forse è partito adesso con il suo giro, ma starei un attimino a vedere il giro di Blan, che è il primo degli inseguitori che parte con il suo giro. Quindi direi di andare on board con il campione bicampione delle scorse stagioni delle TST Simulation Edition. Arriva la staccata di curva 3 con un leggero sottosterzo in ingresso. Benissimo, l'acceleratore in fase d'uscita, leggero, e sfrutta tutta la trazione di disposizione. C'è davanti un Aston Martin che sta scaldando gli pneumatici. Attenzione, a 2 decimi di vantaggio fucsia nel primo settore per TST Blan. Attenzione, adesso c'è quella Aston Martin che si deve spostare, però c'è quella Aston Martin che si deve spostare, non si sposta. Attenzione, con qualche correzione da parte di TST Blan, questo di sicuro può aver influito sulla prestazione. Infatti alza il piede, abortisce il giro. Manca 1:53, non deve sprecare altro tempo il pilota della McLaren. Vediamo un attimino chi era il Merlo. Intanto ha abbandonato la sessione. La Aston Martin che era davanti, se era quella di Alemain o di TST Blan, vedo, no, di Alemain o di Inaffinato. Alemain è alla Stow, mentre probabilmente era quella di Inaffinato che scaldava le gomme, perché vedo che dalla minimappa ha una McLaren alle spalle che adesso ha preso parecchio distacco. Andiamo un attimino a vedere anche Gianluca Donsi, è nel suo giro, non è però sull'ultima curva, è in curva 7 all'Huffield, al tornante dell'Huffield. Intanto Pietro Matto 1:33, 294, va a segnare la pole position provvisoria. Vediamo un attimino se riusciranno a rispondere i vari piloti con TST Blan, che è partito ora con il suo ultimo tentativo di disposizione, dato che mancano solamente 50 secondi al termine di queste qualifiche, con Pietro Matto che si migliora ancora di mezzo secondo nel primo settore. Alemain si migliora di un decimo nel secondo settore, quindi nel primo settore, quindi è una lotta aperta, una lotta apertissima. Staremo a vedere l'intertempo anche di TST Blan, che era chiamato al tempone nel giro prima, 2 decimi sotto nel primo settore. Non è fucsia, non è il miglior intertempo. Staremo a vedere con Pietro Matto, che invece sta ancora spingendo forse per provare a migliorarsi quanto più possibile, per allargare la sua leadership e aumentare così il suo gap tra sé e il primo degli inseguitori, che al momento a 10 secondi al termine è Alemain. 1-2-3 stella, 34 millesimi si migliora Alemain nel secondo settore. Non è abbastanza, deve tirare giù 2 decimi, che deve per forza tirare giù in questo settore, nelle ultime curve, in queste ultime 3 curve che gli rimangono. Curva 16, curva 17 l'affronta bene. Vediamo un attimino se sovrasterzo in uscita, così non è, esce da Dio in trazione in uscita, va a segnare di 2 decimi, tira fuori il coniglio dal cilindro. 1:33, 185, pole position provvisoria per Alemain. Stiamo a vedere se anche Pietro Matto si migliora, anche lui 33, 270, si migliora ma non abbastanza. Attenzione, allora stiamo a vedere TST Blan che arriva sul traguardo. TST Blan 1:32, 879 sotto il muro dell'1:33, grandissimo tempo per il pilota da McLaren. Vediamo un attimino se allora arrivano anche Renno. No, Renno c'è il tempo sul giro annullato, gran peccato, era uno dei papabili per la pole position data la prestazione che aveva fatto nei minuti precedenti. Stiamo a vedere però un attimino Antoine Legend che può insidiare la pole position. Arriva Megoz e Beckets, esce alla Chapelle con 675 millesimi di vantaggio fucsia nel secondo settore. Allora non è finita con Antoine Legend che arriva alla Stow, staccata profonda, traiettoria sembra perfetta, uscita altrettanto perfetta. Attenzione, arriva, è preciso, chirurgico in uscita. Vediamo un attimino la staccata, bloccaggio abbiamo visto dall'anteriore destra, l'anteriore sinistra scusate, arriva sull'ultima curva. Vediamo se è riuscito a non perdere troppo tempo con quei 7 decimi di vantaggio che aveva, va a segnare 1:32, 735, lo possiamo dire, assolutamente sì, lo possiamo dire, è pole position per RC Antoine Legend, fantasmagorico il giro di Antoine, che è riuscito a portare un vantaggio tale da mettersi davanti di 144 millesimi sul primo degli inseguitori TST Blan, che a sua volta aveva fatto anche lui un gran giro.
Antoine Legend, pole position, seguito da TST Plan in seconda posizione, poi Alemain in terza con la Aston Martin, Pietro Matto in quarta, Renault RC7, il compagno di squadra, in quinta posizione, il compagno di squadra di Antoine in quinta posizione con 1.33.7, ma avrebbe potuto fare anche lui almeno, quantomeno la prima fila. Poi Donuts in sesta posizione, che si è migliorato all'ultimo, nell'ultimo tentativo, con 1.33.964. Poi Monkey Red, fra Lena Affilato, Frank Stop the Car, Edo Cossa, Best Dark Driver, Gianluca Donsi, Marco Gaglio e il buon Merlo in quindicesima posizione. Questi i ragazzuoli che adesso se la suoneranno di santa ragione con il coltello tra i denti per i 26 giri di gara che ci aspettano. Tanto chiedo alla chat se aveste voglia di darmi le vostre prediction, le vostre previsioni di questo Gran Premio. Attenzione, piove ancora più forte rispetto a prima. Piove ancora più forte rispetto a prima. Attenzione, perché qui allora bisognava per forza fare un setup da bagnato pesante. Date queste condizioni, si spera che i ragazzuoli si siano attrezzati a dovere anche con una bella tuta decisamente impermeabile, dato che probabilmente diventerà un Gran Premio di Gondola 1, non tanto di Formula 1, questo, con l'acqua che sta venendo giù. Tanto chiedono Lena Affilato nei primi tre, sicuro, così scrive Matt Chief F1-17 o F117. Questa è la tua prediction con Lena Affilato nei primi tre. Staremo a vedere, perché mi pare fosse parte nella top 10, mi pare. Da quello che mi ricordo, sì, non mi ricordo già più le posizioni. Mi ricordo che ha fatto Antoine Legend la pole position, Blanc secondo e Alemain terzo. Basta, non mi ricordo più gli altri. Era Donuts sesto, non mi ricordo già più. Staremo a vedere un attimino anche dalla classifica che dalla griglia che ci verrà proposta tra poco. Intanto, ragazzuoli, vi streamo quella che è la classifica di questo campionato. Per il momento dice TST Blan in prima posizione con 81 punti, seguito da Pietro Matto con 13 punti di ritardo, di distacco, con la vittoria in primo appuntamento in Bahrain e in Austria, mentre TST Blan si è portato a casa le vittorie nel secondo e nel terzo appuntamento, in quello di Imola e di Monte Carlo. Alemain con la Aston Martin ha avuto un percorso un po' più movimentato, diciamo. Era partito abbastanza lineare con secondo posto in Bahrain, terzo posto a Imola, poi dopo il clamoroso, e non smetterò mai di ripeterlo, il clamoroso ritiro di Monte Carlo quando era in testa alla gara. È stato veramente uno shock per me vedere, assistere a quella scena, perché stava veramente volando nei confronti di TST Blan. E poi dopo terzo e secondo posto in Austria, e staremo a vedere adesso quello che sarà il suo ritmo qui in quel di Silverstone. Antoine Legend invece era partito abbastanza bene con in secondo posto nella seconda gara, 0 punti in quel di Bahrain, però aveva segnato comunque il giro veloce, quindi la prestazione sembrava esserci. Quarto posto a Monte Carlo e terzo in Austria, quindi staremo a vedere se la parabola sarà verso l'alto oppure magari diventa un grafico piuttosto lineare. Ren RC7 anche lui abbastanza abbastanza in salita con i risultati, perché ha fatto il quarto posto in Bahrain, non ha avuto una gara molto fortunata in quel di Imola, poi è stato assente a Monte Carlo e secondo posto in no, sbagliato, non secondo posto, 18 punti per quanto riguarda il bottino preso su l'appuntamento di Austria, che ricordo ricordo che era il weekend sprint, quindi con gara 1 e gara 2. Poi abbiamo Speedfra, Best Dark Driver, via via tutti gli altri, con Frank Stop the Car, XS, Mike Bevilacqua, Marco Gaglio, Lena Affilato in 12esima posizione, poi Ricky Bizzo in 13esima, Monkey Red in 14esima, poi Albiusai, Gianluca Donsi e via via tutti gli altri. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, si parte con il Gran Premio, con i semafori che si spengono in questo momento. Parte il Gran Premio di Silverstone con buono spunto da parte di Antoine Legend, che
riesce a mantenere per il momento la leadership con Alemán all'esterno di curva 1, che poi diventa interno di curva 2, poi di nuovo esterno di curva 3, ruota a ruota con TST Blan, prende la seconda posizione. TST Blan scivola terzo, però va largo, attenzione, Alemán va largo, ne può approfittare di nuovo TST Blan, contatti poi nella retrovia, bandiera gialla nelle retrovie, poi vediamo Monkey Red, Renno con Donuts che perde la posizione, Lena Filato che scivola in ottava, Renno che risale in quinta, sono ruota a ruota Lena Filato e Donuts, con Donuts che sopravanza in settima posizione, poi ritornerà un attimino davanti con Antoine Legend che ha preso un secondo di distacco su Alemán. TST Blanc va largo, attenzione, va larghissimo, problemi anche Renno, ci ha provato ad infilarsi, si prende la quinta posizione, Blan scivola in sesta, probabilmente è successo qualcosa nei contatti con i piloti che erano lì in curva 6. Vorrei capire però se l'audio, probabilmente sì, si sente, vedo che il livello è abbastanza alto, quindi meno male, fatemi sapere eventualmente da un vostro feedback. Vediamo poi Renno che è salito in quarta posizione, Frank Stop the Car che ruota a ruota con Merlo e Merlo riesce a prendere la posizione a Cops, tra l'altro grandissimo il sorpasso per la tredicesima posizione, poi tornerà un attimino qua più avanti con un secondo di distacco tra Lena Filato e Donuts che se le suonano ancora di santa ragione, sono ruota a ruota un'altra volta con Lena Filato che sale in settima posizione, ne approfitta, attenzione cambio host, TST Blan ha abbandonato la sessione, deve essere successo qualcosa, di nuovo è saltato qualcosa. Allora, leggo intanto, vediamo Donuts e Dedo Cossa che se ne suona, traversone incredibile di, probabilmente era Renno RC7 in uscita dall'ultima curva, fantastico il traversone di un sovrasterzo di potenza, di perdita di grip, dato che siamo sul bagnato direi che è anche normale, peccato intanto per TST Blan, incubo per lui che si è disconnesso e quindi perde punti preziosi, almeno per il momento, staremo a vedere poi se riesce a riconnettersi al volo. Intanto vediamo Antoine Legend che da quel secondo di vantaggio è riuscito a risalire a Antoine Legend dal secondo di vantaggio è riuscito a farsi avvicinare da Alemán che è risalito fino a 14 di distacco, adesso mezzo secondo, poi ancora Donuts, TST Blan e Dedo Cossa, questi tre se le stanno suonando di santa ragione, vediamo un attimino se rientra TST Blan in questo momento, bellissimo che all'alba del secondo giro il gioco mi faccia vedere le strategie possibili, fantastico. Intanto TST Blan ha ripreso tra poco il controllo della sua vettura, probabilmente riparte adesso e qua riparte la rimonta del leader della classifica che si ritrova da primo, anzi no, non da primo, da secondo a decimo in due giri e vedremo quello che sarà il suo passo. Intanto attenzione, Alemán all'esterno, alla Stow, attenzione su ruota a ruota con Antoine Legend, attenzione, va largo Alemán ma abbastanza per rimanere in pista, sono ancora ruota a ruota, fianco a fianco, vediamo un attimino chi riesce ad avere la staccata migliore qua alla 16, sono ancora affiancati con Antoine Legend a favore di traiettoria che diventa interno, che poi diventa esterno, no, rimane comunque a favore di posizione di traiettoria, mantiene la posizione per pochissimo con un grandissimo traverso, va a segnare intanto Pietro Amato il giro veloce con 1:42.741, ma non è comunque finita, questi due se le suoneranno per me dal primo all'ultimo giro. Alemán ha bisogno di riscossa, ha bisogno di redenzione dopo gli brucia probabilmente ancora quella prestazione di Monte Carlo e quindi ha bisogno di fare quanti più punti possibile per ritornare in lotta molto più ravvicinata con i due che gli stanno davanti in classifica, che sono Pietro Matto e TST Blan. Vediamo un attimino l'evolversi della situazione con attenzione un possibile tentativo di ingresso da parte di Alemán nei confronti di Antoine Legend alla staccata della Brooklands di curva 6, adesso qua al tornante dell'Huffield, curva 7 è difficile provare il sorpasso a meno che non arrivi con tantissima velocità dovuta dall'inerzia di uscita di curva 6. Così non è stato in questo frangente, quindi tanto Monkey Red va a segnare subito il primo di tutto il gruppone con 3 secondi di penalità, perde la posizione addirittura su Lena Filato, cos'è successo? Perde la posizione su F1 Donuts, scivola in settima, probabilmente un errore da parte sua, ne approfitta pure Blan che si mette all'esterno, si mette poi addirittura sandwich tra le due macchine che gli stanno davanti in duello Alfa Tauri Alfa Romeo, un duello Alfa davanti alla McLaren, attenzione si danno la sportellata ancora qua davanti, se le suonano di santa ragione con Blan che ne approfitta
all'uscita, and through goes Blan con un doppio sorpasso all'uscita di Magnus Becketts. Mamma mia, fantastica la manovra del pilota del McLaren che sale in sesta posizione, ne fa fuori due in un colpo solo, grandissimo il sorpasso del leader della classifica. Adesso via l'inseguimento di Lena Filato in quinta posizione, ma comunque stiamo perdendoci di vista quella che è la lotta ancora per la P1. Si stanno ancora giocando la P1 qua davanti tra Antoine Legend e Alemain, con Alemain che è praticamente franco bollato, ci vuole provare qua all'interno di curva 3, attenzione nel curva 4, chiedo scusa, c'è all'interno, c'è forse un po' più di trazione, perde qualcosina, scivola in uscita, mamma mia cosa ha rischiato, ne approfitta Antoine Legend per cercare di scappare, e dietro Pietro Matto è arrivato pure lui a bussare alla porta e dire signori permesso, FBI open up, va a sfondare la porta e prova anche lui adesso l'assalto alla leadership di questo Gran Premio. Partenza fionda per i primi tre con Antoine Legend che conduce, inseguito, tallonato da Alemain, e a sua volta arriva pure Pietro Matto ad aggiungersi alla festa. Renner C7 intanto stabilmente in quarta posizione con un secondo e sei di ritardo dal podio, attenzione bandiera gialla, attenzione Merlo in uscita dalla 15, abbiamo visto dalla minimappa là nell'angolino in basso a destra. Riparte adesso, sembra non avere danni, quindi può ripartire senza grossi problemi, ma direi di tornare un attimino qua per la lotta per la nona e decima posizione con Edo Cossa che ha fatto un sorpassone della Madonna a quanto pare all'esterno di curva della Cops di curva 9. Grandissima manovra per il pilota della Red Bull che sale quindi in zona punti in nona posizione. Tornerei però un attimino davanti perché vedo TST Blan a 7 decimi dall'Alemain affilato, ancora bandiera gialla per Merlo che probabilmente sta rientrando in box, e vedo ancora Alemain attaccato 3 decimi soltanto dalla Mercedes di Antoine Legend. Direi allora di andare on board con il pilota della Aston Martin che arriva sul traguardo. 373 millesimi di differenza tra i primi due, intanto Edo Cossa supera Frank Stop the Car per la nona e decima posizione, di nuovo se ne stanno suonando tra di loro. Arriva la staccata in curva 3 con Antoine Legend che mantiene la leadership, traiettoria diversa per Alemain che prova a massimizzare la trazione in uscita ma non è così efficace come l'uscita di Antoine Legend che vedo dalla sua onboard scappare via in una maniera incredibile. Ha guadagnato due decimi solo con quell'uscita, grande manovra del pilota della Mercedes. Intanto vediamo Blan anche lui in sesta posizione che è arrivato agli scarichi della Aston Martin del compagno di squadra di Alemain, Lena Affilato. Arrivano adesso a curva 6 per rimettersi in curva 7, vediamo se c'è già un incrocio di traiettorie per provare ad avere una maggior trazione, una maggiore velocità in uscita. Tanto Edo Cossa a 3 secondi di penalità per ammonimenti multipli. Blan è lì attaccato, 176 millesimi, va largo Lena Affilato. Arrivano in curva 9 con le posizioni invariate. Intanto leggo. Ah, c'è il sorpasso invece di Blan nei confronti di Lena Affilato. Stavo cercando di leggere la chat che mi ero perso la prediction di La Paglietta. Chiedo scusa e mi sono perso il grandissimo sorpasso di TST Blan che sale quindi in quinta posizione. Sembra comunque avere già molto più ritmo di Lena Affilato dato che gli ha rifilato 6 decimi subito dopo il sorpasso. Vediamo un attimino se riuscirà a chiudere il gap. Intanto abbiamo visto, attenzione, Renno, problemi per Renno? No, chi è? No, non era Renno. Era l'altra McLaren. Mamma mia che spavento, mi sono spaventatissimo. Problemi per il Merlo che si fa doppiare dagli altri piloti. Tanto Marco Gaglio e Monkey Red che sono alle prese per la settima e ottava posizione, con Marco Gaglio che prende il sorpasso e sale in settima posizione. Poi Frank Stop the Car chiude la top 10 con la sua Alpina, 8 decimi dal nono posto, 2 secondi e 7 di vantaggio di Frank Stop the Car nei confronti di Gianluca Donsi che è alle prese con Best Dark Driver. Intanto il Merlo si ritira e abbandona la sessione. Gara sfortunata per il buon Merlo che ha provato quello che poteva per riuscire a offrire la migliore prestazione. Ma in condizioni di bagnato, cos'è successo? Una sorta di tamponamento, meno male che si è fatto vedere il ghosting, sennò qua la sospensione sarebbe bella che andata. Fantastica, questa visuale fa capire quanto stia piovendo e quanta acqua viene sollevata dalle monoposto di Formula 1 che così, just for info, riescono durante un Gran Premio con le full wet a 300 km orari a sollevare, anzi con la durata di un Gran Premio riescono a sollevare un quantitativo d'acqua che potrebbe riempire 5 piscine
olimpioniche, quindi direi proprio mica patatine, cioè proprio non un paio di litri. Intanto vediamo Monkey Red che sfrutta l'errore di Marco Gaglio all'uscita della Cops e sale in settima posizione. Intanto cerco di leggere al volo prima di vedere, ah no, ancora Best Star Driver prende la posizione su Gianluca Donsi per la undicesima posizione. Ce la posso fare a leggere quel commento? Pietro Matto, Blan e Antoine, queste le tre posizioni, la prediction di La Paglietta, finalmente ce l'ho fatta a leggerlo. Intanto vediamo che Edo Cossa ha subito il sorpasso nei confronti di Frank Stop the Car, che sale in nona posizione. Marco Gagli intanto prende 3 secondi di penalità per ammonimenti multipli. Intanto vediamo che TST Blan sta cercando di richiudere il gap, 4 secondi 8 adesso il distacco tra sé e Renner C7 per la quarta posizione. Antoine Legend comunque continua a condurre tutto il gruppone, tallonato da Alemain e Pietro Matto in rispettiva seconda e terza posizione. Siamo al giro 7 dei 26 previsti, quindi la gara è ancora non lunga, di più è lunghissima, quindi può veramente succedere di tutto. E con questo quantitativo d'acqua direi che veramente è tosta, che traverso in ingresso di curva 6 delle Brooklands da parte di Pietro Matto. Grandissimo salvataggio, Tokyo Drift gli fa una pippa. Tanto Marco Gaglio riprende la settima posizione nei confronti di Monkey Red, che prova ad andare largo traiettoria diversa per avere un pelo di accelerazione in più in uscita, ma non è abbastanza per riprendersi il settimo posto. Attenzione alle mine, due decimi, è vicino, andiamo un attimino a cavalcioni sul copano della Mercedes di RC Antoine Legend, che affronta adesso Megoz e Beckett, esce da Chapelle con 2 decimi di vantaggio. Vediamo se la scia riuscirà a dargli una mano ad Alemain per avvicinarsi e provare il sorpasso. Cosa è successo? Che laggata micidiale di Antoine Legend. Alemain sale in prima posizione ma poi si lascia sfilare. No, sono ancora fianco a fianco alla Stoa. Attenzione, arriva una staccata di curva 16 con Alemain, che però si riaccoda subito dietro. Attenzione, mamma mia, che rischio della prospettiva. Sembrava che Pietro Matto andasse a tamponare la Aston Martin di Alemain. Che rischio. Sfilano Antoine Legend, Alemain e Pietro Matto, sempre questi tre che se la giocano per la vittoria di questo Gran Premio. Mancano ancora veramente una caterva di giri al termine, però per ora se la stanno giocando loro tre, in attesa di Renno che recuperi quei 3 secondi e 3 e TST Blan che recuperi quei 2 secondi e 4 per provare a riavvicinarsi al gruppone. Alemain comunque non molla, lì in seconda posizione, mezzo secondo di distacco tra sé e Antoine, così come tra sé e Pietro Matto. Tanto scambi di posizione in casa Red Bull con Edo Cossa che sale in decima, Best Driver scivola in undicesimo, occhio Edo Cossa che è andato largo in uscita di curva 2, possibile scomponimento della vettura, così non è, e riesce ad affrontare bene curva 3 con Donalds in dodicesima posizione, che può provare un duello tutto in casa Honda comunque tra Red Bull e Alfa Tauri. Stiamo a vedere un attimino l'evolversi della situazione. Intanto Gianluca Donsi supera Fra C93 che è andato largo è andato in testa a coda tra curva 4 e 5. Probabilmente troppo gas in uscita, infatti adesso problemi per rientrare in pista. Torno un attimino avanti perché c'è Alemain attaccato ancora 2 decimi, traverso in uscita di Alemain, prova ad sfruttare un po' la batteria. Com'è scappato via Antoine in uscita da curva 14, fantastica l'uscita e la trazione di questa Mercedes che gli permette di avere il vantaggio tale da mantenere la posizione giro dopo giro. Grandissima la condotta di gara da parte di Antoine Legend fino a questo momento, con il vantaggio di 3 decimi. Adesso va leggermente lungo alla staccata della 16, si può avvicinare di nuovo la Aston Martin di Alemain, che però mantiene un distacco di 3-4 decimi, non di più. È difficile fare tutta una gara sotto la pioggia, che non vedi assolutamente niente, con le turbulenze generate sia dall'acqua che dall'aria sporca, che vanno a incendiare le temperature, vanno a far innalzare tantissimo. Attenzione, correzione ancora per Alemain, ne approfitta forse Pietro Matto che si avvicina ma non abbastanza per provare il sorpasso. Tanto attenzione, vediamo ancora, attenzione Best Dark Driver, problemi per Best Dark Driver che si gira alla 16 dopo la Stowe all'arena, al club scusate. Riparte adesso, 13ª posizione per lui. Intanto vedo che TST Blan si è rifatto sotto nei confronti di Renno per la quarta posizione.
Attenzione, stiamo a vedere un attimino l'evolversi della situazione tra questi due modelli. Duello tutto Mercedes, tutto motorizzato Mercedes, con Renault che riesce ad avere la meglio in uscita da curva 8 e riesce a mantenere un discreto vantaggio, ma vediamo un attimino, perché ho visto che si è intraversato in curva 9 e si permette a TS Tiblan di riavvicinarsi 3 decimi adesso. Maggots e Beckett, qua vediamo veramente l'abilità dei piloti a saper gestire la macchina in una condizione veramente estrema. Ricordo a loro signor telespettatori che questa categoria, la Simulation, è la categoria regina del gruppo TST F1 Racing e corre questo campionato con una particolarità, con la totale assenza di aiuti. Niente traiettoria ideale, niente controllo di trazione, infatti vediamo niente, neanche niente ABS, l'abbiamo visto con, attenzione, bando alle ciance, ciancio alle bande, un Renno in difficoltà con il bloccaggio da parte di Renno e la possibilità di TS Tiblan che ha provato ad avere una traiettoria diversa per provare ad avvicinarsi, ma comunque non è risultato efficiente. Intanto Monkey Red supera Elena Filato, che però Elena Filato va ai box. Torno un attimino tra loro due e intanto che la situazione me lo permette finisco di dire il discorso riguardo gli aiuti. Zero aiuti, zero controllo di trazione, zero controllo di stabilità, zero ABS, zero traiettoria ideale, le marce non sono automatiche ma sono manuali, quindi i ragazzi qua fanno vedere la loro bravura e la differenza la fa veramente il manico e il saper interpretare, mamma mia che rischio qua per TS Tiblan, saper interpretare le condizioni della pista e la macchina come riesce a rispondere a tali condizioni. Tanto vediamo che Antoine Legend ha costruito un certo distacco tra sé e Alemain, il distacco è salito a 7 decimi con Pietro Amato che ha perso un pochettino, anche lui è sceso a 8 decimi, bandiera gialla nel primo settore. Vediamo un attimino Edo Cossa, 3 secondi di penalità, forse era l'Alfa Romeo di Gianluca Donsi, no, non sembra, dato che non ha danni, staremo a vedere, ma direi di tornare un attimino sulla lotta tra sesto, settimo posto e tra quarto e quinto posto tra Marco Gagni, intanto ancora Donaz e Edo Cossa che se le suonano in curva 7 con Donaz che a favore di traiettoria riesce ad uscire meglio e prende la nona posizione, gran sorpasso per il pilota dell'Alfa Tauri, che attenzione però adesso deve stare attento da un arrembante Edo Cossa con il coltello tra i denti che di sicuro non ci sta a lasciare andare via il rivale in nona posizione. Tornerei per un attimino avanti perché vedo Marco Gaglio con 4 decimi di distacco da Monkey Red per la sesta posizione, stessa cosa TS Tiblan con 4 decimi di ritardo da Renno che è un avversario ostichissimo da superare perché effettua delle difese molto molto dure. Vediamo un attimino qua come arriva con Blan che ci prova a infilare il musetto ma non è abbastanza per impensierire Ren RC7 che in tutto questo comunque favorisce l'allontanamento dei due piloti ora inquadrati dal terzetto di testa, quindi la gara sarà prettamente tra loro tre a meno che Blan non riesce con una magia a effettuare il sorpasso adesso e forse la magia avviene con questo incrocio di traiettorie. Vediamo un attimino Renno in quarta posizione che cerca di difendere il suo vantaggio uscendo in trazione leggermente meglio di TS Tiblan. Intanto Marco Gaglio qua al sorpasso all'esterno di Monkey Red, vediamo un attimino all'esterno, ci prova con più velocità, contatto va a testa coda quasi Monkey Red con probabilmente Marco Gaglio che ha stretto un po' troppo dato che Monkey Red non poteva sparire da quel cordo dato che era tutto interno alla curva. Tornerei però un attimino avanti con Blan attaccato a 2 decimi, gli prende tutta la scia, arrivano alla staccata della Stowe con Renno che mantiene comunque la linea di gara ideale e riesce a mantenere la posizione, grandissima la difesa di Renno, questo volevo dire nel suo conto. Vediamo un attimino, si prende l'esterno, se lo prende tutto Blan, vediamo se riesce a tenere giù, attenzione, non riesce, Renno riesce a difendersi con le unghie, con i denti, con i Kalashnikov, con le Molotov, con tutto quello che ha nell'arsenale a disposizione e riesce a farlo in una maniera egregia. Grandissimo il lavoro di difesa da parte di Renno che probabilmente verrà soprannominato nuovo ministro della difesa in casa Mercedes, con la situazione però che non lo aiuta in termini di tempo perché il distacco da 3 secondi che aveva qualche giro fa adesso sono saliti a 5 e mezzo.
mentre tornando davanti vediamo un attimino Alemán ancora alle prese con Antoine Legend, con 4 decimi di vantaggio da parte del pilota della Mercedes nei confronti del pilota dell'Aston Martin, e dietro Pietro Matto a mezzo secondo, che prova anche lui a restare lì con il gruppone. Intanto vediamo che Gianluca Donsi va ai box e rientra per sostituzione pneumatici e probabilmente anche il muso. Intanto Edo Cossa altri 3 secondi di penalità, andrei a vedere quelle che sono le penalità inflitte ai vari piloti. C'è Edo Cossa con 9 secondi, 3 secondi per Marco Gaglio e 3 secondi per Monkey Red. Questa è la situazione di... Oh, attenzione! Intanto TST Plan e Renno ancora che se le suonano. Attenzione con Renno che ha provato a... Cioè che... Attenzione Renno, penalità subito! Blan ha provato ad attaccare. Renno si è difeso per la quarta posizione, quindi le posizioni rimaste invariate. Ma attenzione perché Renno con questa difesa ha preso il terzo e ultimo avviso di fuori pista. Si è preso 3 secondi di penalità. Attenzione con Blan che all'esterno della Stowe ci vuole provare. No, è impossibile. È impossibile qua mantenere la velocità, soprattutto sul bagnato, sull'asciutto ancora, ma qua è difficile, bloccaggio addirittura per il pilota della McLaren che sta diventando pazzo dietro la Mercedes di Renno. E attenzione a Lena e a Gianluca Donsi che si sono fermati traverso in uscita per TST Plan, si sono fermati e ha messo la gomma intermedia. Occhio perché secondo me è un grandissimo rischio, infatti vedo che Gianluca Donsi sta prendendo decimi su decimi di ritardo dalla 13ª posizione, quindi forse non è stata la migliore delle scelte. Un grandissimo rischio traverso ancora di TST Plan che rischia di girarsi addirittura in uscita da curva 4. Intanto Monkey Red e Marco Gaglio ancora se le suonano con Marco Gaglio, no, che invece va ai box. Vediamo un attimino cosa mette. Gomma intermedia anche lui? No, gomma wet. Gomma full wet. Gomma full wet per Marco Gaglio a metà gara spaccata. C'è da vedere un attimino i tempi sul giro di Lena Affilato, però aspetta, tornerei un attimo più tardi sui tempi sul giro di chi ha la gomma intermedia, perché vedo Alemán attaccato, era un decimo dagli scarichi della Mercedes di Antoine Legend, che comunque riesce a condurre con una condotta di gara fantastica la prima posizione, tiene la leadership del Gran Premio di Silverstone fino a questo momento. Siamo a metà gara traverso in uscita da parte di Antoine Legend, Alemán ne può approfittare, gli prende tutta la scia. Vediamo un attimino se si fa vedere all'esterno con Antoine Legend che copre forse tardivamente la traiettoria, ma non è importante in questo momento dato che non ci sono stati avvicinamenti e tentativi di sorpasso. Ci vuole provare adesso, si fa vedere Alemán nei confronti di Antoine Legend, occhio a questi movimenti perché rischiano di compromettere la stabilità in frenata della propria monoposto, ma direi che è un'ovvietà dirla a lor signor piloti che se la stanno suonando adesso per questo Gran Premio dell'Inghilterra, per questo Gran Premio di Silverstone. Vediamo un attimino la situazione con Alemán attaccato ancora a 2 decimi, TST Plan ancora là dietro a 3-4 decimi, non riesce a prendere la posizione su Renno e sta diventando veramente un gran problema per lui, perché vediamo che il distacco adesso è salito a 7 secondi. Difficilissimo trovare il sorpasso nei confronti del pilota della Mercedes. Intanto vedo Marco Gaglio e Fraci 93 con Marco Gaglio che chiude il sorpasso nei confronti del pilota della Williams che va ai box. Attenzione adesso, forse c'è il sorpasso, c'è il contatto addirittura, Renno che va larghissimo. Vediamo un attimino ancora Blan all'esterno di curva 7, vuole provare a tenere giù, tiene giù attenzione con Blan che non riesce però con l'inerzia e la velocità all'esterno per provare a prendersi la posizione, quindi tutto da rifare per il pilota della McLaren che però vede i sorci verdi con Renno che non si riesce a superare, uno scoglio veramente difficilissimo da superare con staccate anche probabilmente al limite, dato che abbiamo visto che è andato larghissimo poi, o magari c'è stato un contatto tra i due, ce lo siamo persi. Direi di rimanere tra questi due ragazzuoli che ci stanno offrendo spettacolo per quanto riguarda questo Gran Premio piovosissimo di Silverstone, veramente da andare in giro con la gondola. Arrivano alla Stowe con il distacco che rimane di 3 decimi. Vediamo un attimino se può provare magari un undercut nei confronti di Renno. Così non è, mamma mia, vicinissimo contatto lunghissimo con in staccata da parte di TST Plan. L'abbiamo visto
probabilmente un bloccaggio traverso anche in uscita, e occhio adesso alle gomme, occhio alle gomme, che probabilmente stare tutto il tempo così attaccato alle agli scarichi della macchina che gli sta davanti rischia poi di compromettere la performance dei propri pneumatici. Vediamo poi un attimino altrove, vedo che c'è Fra con 4 decimi di vantaggio, di distacco nei confronti di Gianluca Donsi. Vediamo un attimino, intanto 3 secondi di penalità per Gianluca Donsi. Vediamo un attimino se la gomma full wet contro gomma intermedia. Qua adesso vediamo un attimino quello che sarà l'evolversi della situazione per la prestazione della gomma. Con Elena Filato che ha superato Monkey Red, che va ai box. Vediamo un attimino gomma intermedia, attenzione, cominciano a mettere in di più adesso, più persone cominciano a mettere la gomma intermedia. Intanto Marco Gaglio, giro veloce con la full wet però. Giro veloce con la full wet, 1.42.5, quindi attenzione, siamo probabilmente in quella finestra di utilizzo della full wet, che è praticamente pari a quella di dell'intermedia, quindi una gomma al momento vale l'altra. Ma a vedere da come sta piovendo di meno adesso, c'è la possibilità che chi ha messo l'intermedia riesca a guadagnare veramente tanto in termini di prestazione a partire probabilmente dai prossimi 2-3 giri, credo. Staremo a vedere. Tanto vediamo che Blane ancora le prese con Renno, si avvicina a 4 decimi, 2 decimi il distacco tra i due. Intanto vediamo Antoine Legend nei box, stessa manovra fa Pietro Matto, quindi staremo a vedere la strategia da parte dei due piloti. Ricordiamo tra l'altro che la pit lane di Silverstone è una delle più lunghe in calendario, quindi è quella che fa perdere veramente un sacco di tempo, e attenzione perché Elena Filato ne può veramente approfittare tantissimo con questo distacco, che però sono 31 secondi. Staremo a vedere un attimino se riesce ad uscire prima. Escono praticamente attaccati, affiancati con, attenzione, Renno che ha perso la posizione, forse ha perso la posizione nei confronti di TST Blan. Attenzione, vediamo un attimino all'uscita chi è che riesce ad avere la meglio. Se è riuscito Blan a prendersi la posizione ai box, grandissimo lavoro da parte dei meccanici della McLaren, che hanno mandato via con un niente di vantaggio nei confronti di Renno. Hanno mandato il pilota della McLaren con un vantaggio veramente infinitesimale nei confronti del pilota della Mercedes, che scende quindi in quinta posizione. Grandissima strategia. Intanto vediamo i traversoni di TST Blan in uscita, deve scaldare bene le gomme con Renno, però Renno che è attaccato, vediamo un attimino se ci prova subito a fiondarsi in curva 6 le Brooklands. No, così non è, lo segue, attenzione, ci vuole provare, si prende l'esterno di curva 7, tiene giù, attenzione Renno, ci prova l'esterno, contatto tra i due, materiale per la DG questo, contatto tra i due, Blan passa davanti, torna davanti, ma che spettacolo che ci stavano offrendo i due piloti. Adesso c'è da vedere se hanno danni, ed è possibile che abbiano danni, dato che il contatto non era mica da poco. Sembra comunque l'ala essere integra, quindi staremo a vedere se riescono entrambi a mantenere la prestazione che avevano fino a qualche istante fa. Poi vediamo un attimino le Mine Vai box, e metterà anche lui per forza gomma intermedia. Antoine Legend è sull'ultima curva, vediamo un attimino come esce, se riesce Antoine Legend con l'undercut ad avere vantaggio in uscita dall'ultima curva. Staremo a vedere, perché sì, altro che c'è Alemán che toglie il limitatore adesso. Alemán toglie il limitatore adesso ed esce con praticamente 4 secondi di ritardo nei confronti di Antoine Legend. Perfetta la strategia del pilota della Mercedes, che riesce a mantenere la leadership, riprendersi la leadership e avere anche tra sé e Alemán un vantaggio decisamente considerevole, che gli permette di gestire la gara. Intanto qua dietro torno un attimino per la lotta al quarto posto tra Blan e Renno, con Renno che sembra averne qualcosa di più nei confronti di TST Blan. Intanto Monkey Red 1.41.348, giro veloce per il pilota dell'Alfa Romeo con gomma intermedia. Intanto Marco Gaglio va in box per sostituire la gomma da full wet a intermedia. Traiettoria reverse per Renno e TST Blan, vediamo un attimino se Renno riesce ad avere la meglio in termini di trazione, così non sembra. Skoda anche lui leggermente, traiettoria ancora diverse probabilmente per raffreddare le gomme, è possibile? Bello duello comunque che ci offrono questi due ragazzuoli.
tutto motorizzato Mercedes con Renault che si avvicina a 3 decimi. Intanto Lena ha affilato 3 secondi anche lui di penalità per ammonimenti multipli. Ricordiamo Renault il primo di tutto il gruppone con penalità da scontare poi a fine gara. Si avvicina Renault, vediamo un attimino se si prende l'interno di curva 15, così non è stacca profondo, gli sta attaccato agli scarichi di TST Blana. Vediamo un attimino se prova qui la staccata feroce in curva 16, così non è. Sembra averne qualcosa di più Renault qua in uscita dalle ultime curve, sembra averne qualcosa di più in trazione il buon Renault RC7, che affronta adesso curva 1 la Abbey, magari la pronuncia inglese un po' più sciscia. Attenzione qua il tentativo di sorpasso da parte di Renault, intanto attenzione bandiera già nel secondo e terzo settore. Best Dark Driver che nell'Hangar Straight esce da curva 14, male si gira e riparte. Intanto torno un attimino avanti con contatto tra Renault e TST Blan, attenzione, contatto tra Renault e TST Blan, ne ha la meglio Renault con adesso attenzione Lena e TST Blan che se ne suonano con Lena all'esterno di curva 7, vediamo se riesce a fare un sorpassone incredibile all'esterno di curva 7, così non è. È successo qualcosa tra Renault e TST Blan, con Renault che è passato davanti in quarta posizione, ma già c'erano stati contatti prima tra i due. Tutto materiale per la direzione gara, staremo a vedere con Renault adesso che di traverso esce da curva 14 e cerca di andare a recuperare quei 8 secondi e 4 che lo separano dal terzo posto di Pietro Matto. Tanto Antoine Legend, un martello, 1.40 e non mi ricordo già più perché vedo di più le Alemanni, 1.39.4. Giro veloce per il pilota dell'Aston Martin che cerca di recuperare 3 secondi 8 che lo separano dalla leadership del Gran Premio. Intanto Edo Cossa ha abbandonato la sessione, attenzione. Intanto vediamo che hanno tutti un distacco più o meno sopra il secondo, tranne Marco Gaglio che si avvicina adesso però a Edo Cossa per il sorpasso. Quindi ragazzuoli, mi prendo giusto qualche istante, attenzione, veniamo un attimo, bandiera gialla probabilmente per Best Dark Driver che è in ok, no, non è in ghosting, quindi non so quale fosse il problema. È in ghosting piuttosto il compagno di squadra Edo Cossa che si fa superare da Marco Gaglio per la 12ª posizione. Mi prendo qualche istante e torno tra pochissimo ragazzuoli, quindi intanto resto sul leader della gara, ci sentiamo tra pochissimo. E rieccoci qui al giro 20 dei 26 previsti, manca poco alla fine di questo Gran Premio con Antoine Legend che conduce il Gran Premio di Silverstone con 2 secondi e 6 di vantaggio, scusate, su Alemain in seconda posizione, che però sta recuperando abbastanza terreno perché era 2 secondi e 6, è sceso a 2 secondi e 5, 2 secondi e 4. Pietro Matto in terza posizione con 7 secondi e 9 dal 2 di testa, Renault in quarta posizione con 3 secondi di penalità e...
mantiene comunque la quarta posizione almeno per il momento, con Blan in quinta che è a 9 secondi, probabilmente danni sulla sua vettura, perché vediamo che sta continuando a perdere terreno. Non sembra a livello estetico vedere danni sull'ala anteriore, di solito è quella parte che subisce prima danni rispetto al resto della vettura, però vedo che il distacco rimane sempre quello di 9 secondi e 4, a meno che magari non riesca ad avere ritmo con la gomma intermedia. Staremo a vedere poi. Poi vediamo Lena Filato in sesta posizione con 4 secondi e 2 di distacco dal quinto posto. Monkey Red in decima posizione Alemany intanto va a segnare 1:38.960. Monkey Red in settima posizione con 10 secondi e mezzo di ritardo dal sesto posto. Poi Frank Stop the Car in ottava, F1 Donuts in nona e Fra C93 in decima, l'unico tra l'altro di tutto il gruppone con gomma full wet, cosa che adesso probabilmente non so quanto sia d'aiuto, dato che la pista mi sembra più da intermedia, vedere dal livello di acqua presente sulla pista. Però se lui riesce a trovarsi bene con queste gomme, buon per lui. Fuori dalla zona punti per il momento troviamo Marco Gaglio 30 con l'undicesima posizione, Edo Cossa in dodicesima, Gianluca Donsi in tredicesima, Best Dark Driver in quattordicesima e il buon Merlo purtroppo ritirato in quindicesima e ultima posizione. Attenzione però, perché vorrei stare davanti con questi due, i primi due, Alemany e Antoine Legend, che stanno per giocarsi qualcosa di importante, perché Alemany sta recuperando un sacco di tempo, ha girato meglio di Antoine Legend al punto da accorciare il suo distacco da 2,5 secondi a 1,06 secondi, gli ha guadagnato quasi un secondo al giro. Puxia nel secondo settore per il pilota della Aston Martin, che sta volando su questi intermedi, 1,07 secondi adesso il distacco tra i due. Antoine Legend è costretto quindi a spingere anche lui come un dannato per evitare l'attacco da parte del pilota della Aston Martin, mentre vedo che dietro c'è Marco Gaglio e Edo Cossa che se le stanno suonando con 2-3 decimi di distacco tra i due. Arrivano alla Brooklands con Alemany 1:38.624, giro veloce per lui. Intanto vediamo un attimino Marco Gaglio all'esterno di curva 7 se vuole provare a fare un sorpassone della Madonna, ma Blan come mai così indietro? Ha avuto un contatto con Renault RC7 e possibilmente o non ha ritmo con questa gomma intermedia, dato che sono partiti con gomma full wet e al giro 16-17 hanno più o meno pittato tutti per la gomma intermedia, oppure il contatto avuto con Renno gli ha causato dei danni che però sono probabilmente da ala verde chiaro o magari danni al fondo, non saprei, dato che comunque abbiamo visto che non è il primo contatto che ha subito, cioè che si sono dati sia Renno che TST Blan, perché è già la seconda occasione, prima in curva 7 qualche giro prima e poi dopo qua in uscita da curva 5, dove abbiamo visto Blan fare un testa coda con Renno, che invece era passato indenne da un possibile contatto. Noi non abbiamo visto, intanto vedo Gianluca Donsi che è salito in prima posizione, grandissimo Gianlu, grandissimo, vai Gianlu in prima posizione, così totalmente a caso leader del Gran Premio. Se Marco può invitarmi, va bene, vediamo un attimino se riesco, mancano pochi giri però. Allora amici Edo Cossa, invito a giocare spedito. Bom, invitato, e adesso tornerei un attimino davanti perché Alemany si è fatto sotto nei confronti di Antoine Legend, quindi la lotta per probabilmente la prima e seconda posizione, dato che si è buggato un'altra volta questo gioco. 4 decimi, giro 23 dei 26, 3 giri di inferno per Antoine Legend, che deve difendersi con le unghie e con i denti da un arrembante Alemany che dà il tutto e per tutto adesso per portarsi a casa questa vittoria. Attenzione, ci vuole provare, si infila all'interno, attenzione, vanno quasi al contatto, mamma mia, sono in uscita di curva 4, adesso curva 5, giù adesso a piede fino all'asfalto per arrivare alla staccata di curva 6. Attenzione, sono vicinissimi, ci ha provato Alemany, adesso comincia a stuzzicare il pilota della Mercedes, che no, Gianluca è scivolato in tredicesima, no, basta, voglio i miei soldi indietro del biglietto, avevo visto tutto con Gianluca Donsi in prima posizione, che peccato, il mio Gianlu è un amico di vecchia data, lo conosco, appena lo vedo lo picchio. si scherza in modo amichevole
parlo in modo amichevole. Comunque, bando alle ciance, ciancio alle bande, due decimi mancano, cioè due decimi, sì, mancano tra Alemaine e Antoine Legend, e mancano comunque sempre tre soli giri, anzi sempre meno di tre giri. Con ancora Gianluca Donsi davanti, sì! Gli dei mi hanno ascoltato, Gianluca Donsi è tornato davanti. DST Blan intanto si prende anche lui penalità di 3 secondi per ammonimenti multipli. Attenzione, piove proprio sul magnato per... aiuto, contatto! No, c'è Gianluca Donsi che però è diventato trasparente, si è doppiato. Però scivolato in terza posizione, dai Gianlu! Dai Gianlu che è ancora a podio, sì! Allora, Alemaine ha ancora tre decimi di distacco tra sé e Antoine Legend per la vittoria, giro 24 dei 26 previsti. Mancano adesso tre giri, ancora Edo Cossa abbandonato la sessione, si ritira. Ritiro per il pilota della Red Bull in tredicesima posizione. Con Alemaine intanto vediamo ancora che ci vuole provare, incrocio di traiettorie per avere qualcosa di più in uscita rispetto al pilota della Mercedes, ma forse non è abbastanza. Vediamo un attimino, esce due decimi, si avvicina, prende l'interno, l'esterno, copre l'esterno per poi fiondarsi all'interno. Antoine Legend copre l'esterno con Alemaine che si fionda all'interno, che poi diventa esterno di curva 7. Vediamo se tiene giù il piede, se ci vuole provare, non ci riesce ad avere abbastanza velocità per provare il sorpasso. Ancora altri 3 secondi per Renno per ammonimenti multipli. Attenzione, Alemaine si prende all'interno di Cops. Non si può Cops. Contatto. Mamma mia che rischio. Madre. Che rischio che si sono presi. Con Alemaine che si è intraversato. L'ho visto a muro. L'ho visto completamente girato. Mamma mia che cosa si è preso. Mi dovete un paio di mutande nuove, ragazzuoli, qua. Gianluca Donsi di nuovo a podio. Grandissimo. È risalito a podio. Allora, Alemaine ancora alle prese con la prima posizione. Ci vuole provare. Il tutto è per tutto. In questi ultimi due giri che separano Antoine Legend da una clamorosa vittoria e Alemaine da un primo posto che è lì, è a 5-6 metri di distanza. Se la vuole giocare, vuole provarci con ogni arma a sua disposizione. Attenzione con Antoine Legend che forse è uscito male da curva 2, arrivano alla staccata di curva 3, vediamo se c'è un possibile incrocio. Così non è, traverso in uscita da parte di Alemaine. Vediamo un attimino qua l'uscita di curva 4. Vediamo il Bastard Drive intanto che si prende altri 3 secondi di penalità. Ci vuole provare Alemaine. Andiamo un attimino on board con il pilota della Mercedes, che si vede questa sagoma ingombrantissima negli specchietti di Alemaine, che prova l'interno, poi l'esterno, che poi dopo diventa di nuovo interno. Vediamo un attimino se c'è lo switch di traiettoria. Così non sembra. Perde qualcosina in uscita Alemaine. E respira Antoine Legend. Siamo al giro 25 di 26. Sta per diventare una vittoria sofferta per Antoine, con questo assalto incredibile, interminabile da parte di Alemaine, che non vuole mollare neanche mezzo micron. Tanto Fra si prende anche lui 3 secondi di penalità. Sono franco bollati questi due per la lotta. Gianluca Donsi di nuovo a podio. Sì. Attenzione con Alemaine, 4 decimi, curva 15, e respira Antoine. Arrivano alla staccata di curva 16, che riesce a mantenere ancora la prima posizione, e no, è in apnea totale con l'ultimo giro che parte in questo momento e via. Ultime 18 curve, giro veloce per Fra con 1:37.121, via curva 1, per poi in curva 2. Attenzione, restiamo su questi due con Alemaine che deve provarci, si avvicina tantissimo alla staccata di curva 3, mamma mia, quasi prova a mettere il musetto all'interno di curva 4, arriva all'arena. Uscita poi verso curva 5 con Antoine Legend che prova a spremere tutti i cavalli, tutta la batteria a disposizione. 4 decimi, mezzo secondo, può respirare mezzo istante.
mezzo istante può respirare Antoine con curva 7 adesso il tornante dell'Huffield con Alemany sempre lì attaccato francobollato agli scarichi della Mercedes di Antoine Legend. Attenzione, una gara soffertissima per Antoine, una gara soffertissima condotta egregia da parte sua fino a questo momento. Vediamo un attimino se riesce. Oh, va largo, problema per Alemany che va larghissimo in uscita dalla copse e fa respirare ancora per qualche millesimo di istante Antoine Legend che arriva. Megoz e Beckett però si avvicina tantissimo alle main, 2 decimi, 3 decimi, ha perso qualcosa in uscita. Allora attenzione, ne può approfittare Antoine per scappare via mezzo secondo di distacco da alle main. Curva 15, la Stowe con Antoine Legend che arriva sull'ultima parte della pista, le ultime tre curve, curva 16 con Alemany che si avvicina ma non è abbastanza, curva 17 e poi curva 18. Signore e signori, RC Antoine Legend vince il Gran Premio di Silverstone, una gara mastodontica da parte del pilota della Mercedes che si porta a casa 25 punti e il trofeo del Gran Premio di Silverstone. Poi Alemany in seconda posizione a 4 soli decimi dalla vittoria. Poi vediamo un attimino, Pietro Matto in terza posizione arriva a podio anche lui, quarto posto per Renno RC7, quinto posto per Gianluca Donsi, incredibile, che subisce adesso il sorpasso da parte di TST Blan che arriva sul traguardo e spacca poi la propria vettura contro il muretto dei box. Sesta posizione per Gianluca Donsi, credo non sia troppo veritiero come risultato. Vediamo un attimino ancora nel suo giro con adesso scivola in undicesima posizione, quindi torno un attimino con le posizioni aggiornate giuste. Lena Filato in quinta posizione, intanto Blan abbandona la sessione, però è arrivato quinto. Adesso il risultato probabilmente mi si sta un po' buggando, mi si sta rompendo un po' tutto. Lena Filato quindi in sesta, settima posizione per Monkey Red, ottava per Frank Stop the Car, nona per Donuts e decima per Marco Gaglio e poi via via adesso vediamo tutti gli altri. Grandissima comunque la prestazione di un Antoine Legend che ha fatto una gara veramente senza errori, bravissimo, grandissimo il risultato da parte del pilota della Mercedes. E pilota del giorno se la prende Lena Affilato con la sua Aston Martin. Vediamo un attimino il risultato qual è. Qua vediamo il podio, Antoine Legend con Alemany e Pietro Matto. Vediamo tutta la soddisfazione del pilota Mercedes con la crew sotto il podio che festeggia. E via, il momento delle bollicine, come dice il presentatore ad ogni Gran Premio. Che bella questa scena, bellissima. Due motorizzati Mercedes sul podio. Eccoli qua, ecco qua i risultati finali con Antoine Legend che vince, seguito da Alemany e Pietro Matto, poi Renno, Blan, Lena Affilato, Monkey Red, Frank Stop the Car, F1 Donuts, Gianluca Donsi che alla fine riesce ad arrivare in nona posizione, Marco Gaglio in decima, poi abbiamo Fra C93, Best Dark Driver, Edo Cossa e il buon Merlo in quindicesima e ultima posizione. Questi i risultati, probabilmente ci sarà da rivedere il risultato finale perché Blan non è arrivato undicesimo ma teoricamente è arrivato quinto dopo che ha tagliato il traguardo, si è rotta la macchina e ha abbandonato la sessione, quindi staremo poi a vedere e anche probabilmente Gianluca Donsi che non mi pare sia arrivato a punti, ma staremo a vedere poi. Quindi purtroppo il mio monitor dei tempi non è poi così tanto affidabile. Bene, signori, che dire, io mi assento ancora qualche istante che vado in cabina di commento, in cabina per le interviste al trio di questo Gran Premio, quindi datemi qualche istante, ci risentiamo tra pochissimo.
Eccoci qua ragazzuoli, siamo pronti per questa sezione delle interviste post Gran Premio di Silverstone. Sono qui con il trio che compone il podio, con il terzo posto di Pietro Matto, il secondo posto di Ale Main e il primo posto per la grande vittoria di RC Antoine Legend. Buonasera a tutti e tre. Buonasera. Allora, direi di partire dal terzo gradino del podio, quindi il buon Pietro Matto, lascio a te la parola per... A tutti i miei fan, cioè a tutti, so che siete numerosi. Lascio a te la parola per descrivere quello che è il fine settimana di questa bagnatissima Silverstone. Sì, guarda, penso, non ti dico cosa ho pensato quando ho visto che pioveva qualifica e gara, ma penso che sia stato abbastanza comune, perché ci contava molto sull'asciutto. Avevamo provato appena prima, tipo sul bagnato, ho fatto cagare, quindi quando ho visto che pioveva ho fatto no. Poi niente, vabbè, quarti in qualifica, francamente, non è che volessi fare troppo di più, so che è il mio tallone d'Achille quando piove. Fortunatamente secondo me il primo giro l'ho gestito molto bene, perché sono partito decentemente, ho piazzato la macchina per evitare che Renault potesse passarmi, che se mi avesse passato sapevo sarebbe stata super in salita. Ho sfruttato l'errore di tempo, mi sono messo terzo, poi c'era un temporale, io non vedevo niente, siamo in seconda serata, no? Io non vedevo un cazzo, non si vedeva nulla, facevo le curve a memoria praticamente. E niente, così è stato fino a tipo la prima sosta dai box, cioè scusa, l'unica sosta quando abbiamo messo le intermedie, che tra l'altro lì ho sbagliato, mi sono incasinato coi tasti e mi sono girato, non so se hai visto, mi sono girato in frenata perché ho sbagliato, ho messo il bilanciamento troppo sul dietro e che ho fatto casino, e poi dopo in realtà lì niente, avevo perso la possibilità di fare secondo. Gli altri sapevo, ho visto che erano un po' più veloci, dietro avevo margine, vabbè, gli ultimi giri li ho fatti portando la macchina a casa senza dover spingere. E basta, fine. Volevo fare i mega complimentoni a Dale, che forse oggi era il più veloce in pista, e ad Antoine che ha vinto una gara, cioè nel senso, a che vincere le gare così è pazzesco, quindi complimenti e niente. Va bene, perfetto. Direi, prima di passare al buon Alemine, considerazione veloce riguardo al prossimo appuntamento e alla classifica adesso, cosa ne pensi di come si è messa la situazione adesso? Allora, la prossima appuntamento è Spa, beh, vabbè, mi piace un sacco, ma penso che sia così per tutti, quindi in realtà si sfonda una porta aperta un po' per tutti, e perciò sono ottimista, ma come sempre dai. Mentre la seconda domanda, ah sì, la classifica, beh, Teo era primo, mi è arrivato dietro, quindi qualche punto l'avrò fatto su di lui, e... Boh, bene, nel senso abbiamo sfruttato delle sue sfighe, perché penso che si sia disconnesso, poi dopo in realtà cioè, abbia avuto da fare, ma perché era dietro, ci sono stati dei casini. Questa volta ha avuto sfiga lui, la prossima volta sarà qualcun altro, e niente, abbiamo fatto dei punti, quindi bene. GG proprio, insomma. Esatto, insomma, che devo dire, ti prendo, porto a casa. Va bene, dai, ti ringrazio, e direi di passare a questo punto al buon Alemain. Buonasera Alemain. Buonasera, ciao. A te la parola per descrivere il tuo weekend di gara. Bene, allora, partiamo dalla qualifica. Quando ho visto che pioveva ho detto, non ero male sulla pioggia, quindi c'è anche una possibilità in più. Forse è stato meglio così, perché sull'asciutto forse non so se ero a questo livello. Ma comunque, terza posizione in qualifica... va bene, non mi aspettavo di più sinceramente. Poi in gara sapevo di essere un po' più carico per la pioggia, non di troppo, però un po' più carico, quindi ero fiducioso. Ha piovuto molto di più rispetto a quello che il gioco diceva, però va bene così, perché l'imprevedibilità va bene, cioè è una cosa che succede, è abbastanza realistico, quindi va bene. Sono riuscito a superare subito Blan da secondo, e da lì non mi sono più schiodato per tutta la gara. Ci ho provato in tutti i modi a superare Antoine. Ci ho provato, penso che forse l'unica era passargli sopra, perché non c'era possibilità. Ci ho provato anche a Cops, addirittura ci siamo toccati, ma lì ho forzato un po' io e... lì lo metto forzato, e se mi fossi girato era colpa mia, cioè, assolutamente, ma dovevo provarci perché
E perché non piuttosto ti sei preferisco girato? Cosa? E perché non ti sei girato? Ho avuto un po' di fortuna, E lì, però, ho preferito provarci piuttosto che avere il rimorso di non provarci, ecco. Ma però mi sono divertito, comunque mi sono divertito e sembro abbonato alla seconda posizione, perché oltre a secondo in questo campionato non mi ricordo che cosa ho fatto, quindi o secondo, terzo, non so, o ritirato o secondo, quindi non lo so. Vabbè, aspettiamo. Per il resto comunque faccio complimenti a Antoine, che è una difesa davvero, non ha fatto errori, cioè io volevo metto sotto pressione per fargli fare qualche magari piccolo errore, ma non ne ha fatto, o se ne ha fatti magari ero distante leggermente, magari usciva leggermente male, ma ero troppo distante e quindi non riuscivo a affiancarlo. Poi era molto scarico nel rettilineo, non si riusciva a stare lì dietro. Non so se ero carico io, ma comunque di buono è che ho avuto un bel passo. La macchina la sentivo bene sul bagnato, quindi sono contento per quello. Intanto ti comunico che fino adesso hai fatto secondo posto in Bahrain, terzo a Imola, lasciamo stare il capitolo Monte Carlo, secondo posto, cioè almeno secondo come quantitativo di punti accumulati per quanto riguarda Austria. Quindi per ora... Sì, sono secondo. Secondo, terzo. E intanto arriva un commento da parte di un certo Blan underscore F1. Le Interslick sono delle gomme di merda, giusto per informarvi. Questo il suo commento riguardo alla situazione delle gomme per quanto riguarda questo Gran Premio. Comunque, anche a te faccio la domanda di quello che sono le tue sensazioni in vista del prossimo evento a Spa e la classifica come la vedi. Ah, giusto, sì. Spa mi piace, ma sono lento. Cioè, a Spa sono... Non so perché ho avuto sempre questa cosa qui, a Spa non riesco a essere molto veloce, mi piace come pista, è bellissima, ma non riesco a essere molto veloce, non lo so perché. Quanto riguarda la classifica, ma ho recuperato qualcosa, ma il problema rimane sempre quello. Quando va male agli altri, cioè agli altri, soprattutto a Blan, va male, ma riescono comunque a portare qualche punto a casa. Quando va male a me, ma colpa mia ovviamente, quando va male a me prendo 1-0, quindi... Quello, finché riesco a fare così, finché faccio così, so che non potrò mai vincere un campionato, quindi vabbè, la guardo relativamente, ecco. Beh, però, oddio, una visione così catastrofica non la metterei adesso come adesso, cioè perché comunque anche a Spa, Monza, Singapore, Qatar e Brasile, con in mezzo anche altre sprint, quindi cioè, c'è ancora tutto no, da no, giocare. Le possibilità ci sono, solo che manca un po' di costanza, quindi vabbè. Staremo a vedere, dai, staremo a vedere. Ti ringrazio per il tuo intervento e dopo questa intervista direi di passare al vincitore di giornata, con una gara veramente da manuale, una difesa altrettanto da manuale. Signore e signori, Antoine Legend, buonasera. Buonasera. Lascio a te la parola per descrivere il tuo weekend di gara. Allora, quando siamo arrivati in qualifica, appena ho visto la pioggia ho detto perfetto, mi ritirerò. Perché non... cioè, avevo provato in realtà, e ringrazio soprattutto il mio compagno di squadra Ren, che è stato lui a dirmi proviamo con la pioggia l'altro ieri sera, perché se non avremmo provato probabilmente non avrei fatto questo risultato, anche perché avevamo provato col setup da shoot e non con quello da bagnato, quindi già capivo un po' i punti di frenata, quanto dovevo forzare e quanto no, e quindi ero già abbastanza abituato a questo tipo di condizioni. In qualifica ho fatto subito il primo tentativo un grande giro, non pensavo di essere così veloce, appunto. Secondo tentativo probabilmente ho preso proprio 10 secondi alla fine nella bandiera a scacchi, e quindi sono stato molto avvantaggiato per questo, probabilmente perché la pista mi sembrava che si asciugava sempre di più, e quindi penso che quello mi ha aiutato molto. Comunque ho fatto un bel giro, anche se stavo sbinando l'ultima curva. Infatti ho dovuto alzare, ho perso tipo 2 decimi solo lì. Potevo fare anche meglio, ma l'importante è aver fatto il giro che mi aveva sulla pole. In gara
Pensavo fosse appunto anch'io asciutto o solo intermedie, e invece full wet. Su full wet avevamo provato pure, e mi sentivo molto meglio con le intermedie rispetto alle full wet. Infatti io, diciamo che ho faticato abbastanza, ma anche qui mi aspettavo che faticassi molto di più. Invece no. Quindi ho gestito, abbastanza gestito si fa per dire, perché avevo sempre le mani indietro che ogni curva si faceva vedere e mi metteva sempre pressione. Però sì, soprattutto in trazione cercavo di fare short shift e soprattutto ero delicatissimo sull'acceleratore. E quindi ho commesso pochi errori anche per questo. Tra l'altro non ho preso neanche un avvertimento perché li ho gestiti molto bene. No, forse ne ho preso uno a Cops, ma comunque li ho gestiti abbastanza bene. Probabilmente quello che c'è il pit stop è stato quello che mi ha fatto vincere la gara, perché fermandomi prima sono riuscito a prendere quei 4 secondi di vantaggio su Alemán, che però li ha recuperati in praticamente 4-5 giri, che uno era più veloce di me, si vedeva, due aveva anche un giro di gomma più nuovo rispetto a me, quindi è arrivato abbastanza in fretta. Poi purtroppo io continuo ad avere sempre il problema che quando uno abbandona la sessione mi lagga tutto qua, tutto il gioco, e perdo tipo un secondo e mezzo ogni volta. Infatti da che ero a 4 secondi di vantaggio, avevo 4 secondi di vantaggio su Alemán e sono finito ed è finito a 2 e mezzo, ho recuperato più di un secondo. E lì ho detto vabbè, questa è persa, se continuo così questa è persa. Infatti a un certo punto, mi sembra inizio di gara, pure per colpa di una lagata, nel rettilineo sono finito dietro Alemán. Da che ero davanti sono finito dietro. Quindi sì, ero abbastanza preoccupato di questo lag, soprattutto quando vedevo la scritta in basso che qualcuno abbandonava, ero super preoccupato. Ho detto, ecco, sta per arrivare il lag. Quindi questo. Per fortuna sono riuscito a difendermi bene, lasciando sempre il giusto spazio, però nello stesso momento cercavo sempre di dare il 110% per non perdere la posizione, perché se Alemán mi avesse sorpassato non sarei più riuscito a riattaccarlo. E per fortuna sono riuscito a difendermi e quindi porto a casa la mia prima vittoria in questo campionato. Esatto, NTCC in generale. è proprio lì che volevo arrivare. Prima vittoria stagionale. Direi super GG. E la classifica adesso un po' ti sorride, che almeno riesci a recuperare un po' di terreno dai piloti davanti. Come la vedi anche per il prossimo appuntamento, per quello di Spa? Dimmi un po'. Beh, allora, Spa non mi piace come pista, ma non mi ha mai fatto impazzire. Soprattutto anche sullo scorso capitolo era inguidabile su F1-22, veramente. Però sì, non ho ancora fatto un giro qui su Formula 1 2023 a Spa, quindi devo vedere un po'. Penso e spero di trovarmi bene, perché io avevo detto al mio compagno di squadra, Renno, che qui mi aspettavo di fare almeno, cioè, massimo un quinto posto qui a Silverstone. Beh, effettivamente direi che non è andata proprio così, quindi. Però sì, penso di trovarmi abbastanza bene. E poi per quanto riguarda la classifica, beh sì, sono felice che abbia fatto anche tanti punti nei costruttori, soprattutto che io primo, Renno quarto, comunque sono tanti punti. E per la classifica piloti sì, siamo in quota in un fazzoletto, direi. Io, Pietro, Alemán e Blaan siamo tutti lì. Forse ci separano dal primo al quarto, forse ci sono 10-12 punti se non sbaglio. Quindi siamo lì. Esatto. Va bene, dai. Direi che si può chiudere qui. Se qualcuno avesse qualcosa da dire, lo può fare adesso, altrimenti possiamo chiudere qua. Lo prendo come un possiamo chiudere qua. Ragazzuoli, che dire? Io adesso, prima di salutarvi, vi illustro velocemente quella che è la situazione calendario con Belgio, la prossima gara, ma non sarà il 22-11, ma il 15-11. Il calendario è stato modificato dato il problema avuto in Spagna. E ci sarà, tra l'altro, il format della sprint race, quindi qualifica shootout e poi gara 1 e gara
gara 2, quindi mi raccomando, state sintonizzati per quanto riguarda il 15, la settimana prossima, mercoledì prossimo, il 15 di novembre, per il Gran Premio di Spa-Francorchamps. Tornando di qua, ragazzuoli, io vi ringrazio tutti e tre per le vostre interviste e vi faccio ancora i miei complimenti per le prestazioni ottenute per questo podio. Grazie. E detto questo, ragazzuoli, io vi saluto, vi ringrazio, vi raccomando di seguirci su tutti i nostri social, quello di Twitch, YouTube e Instagram. Abbiamo anche un canale Discord dentro il quale possiamo organizzare per eventuali amichevoli, un canale Telegram dove i piloti si scambiano due chiacchiere e si organizzano anche per delle gare, quindi mi raccomando, veniteci a trovare. Che dire, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo settimana prossima per il Gran Premio del Belgio. Una buona serata a tutti. Papere.